Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars con la ricompensa giornaliera. Subito così le andiamo subito a prendere. Brawl si è messo a ridarmi le ricompense giornaliere. Schifo, non ci fanno. E quindi ci pigliamo persino i 5 crediti. Già che stiamo creando lo shop, rimetto il codice FR che mi è scaduto. Vi ricordo anche l'iscrizione e mi piace. E cominciamo subito come di oggi, ragazzi, che è una chicchetta. Sono andato a rispolverare un video di un anno fa. Quindi chi mi segue da un po' avrà quelle vibes nostalgiche. E in questo video faremo un po' un discorso. No, faremo un po' un discorso su quelle che erano, non sono, erano le cose più inutili su Brawl Stars, a detta mia, un anno fa. Analizzeremo la situazione per capire come si è evoluto il gioco. E poi alla fine, col vostro aiuto nei commenti, decideremo quali sono adesso le cose che hanno bisogno, diciamo, di una rinfrescatina. Ragazzi, questa potrebbe diventare una serie, vabbè, non mensile, magari annuale, però mi è piaciuto veramente tanto buttare giusto video. Adesso godiamocelo insieme. Partiamo dalla prima cosa, ragazzi. Andiamo qui, andiamo qua. La fama. Un anno fa io consideravo la fama una delle cose più inutili di Brawl Stars, perché era ed è tuttora un semplice elemento di flex, ma che non dava nessun vantaggio pratico, cioè non dava pin, non dava avatar, non dava niente. E infatti durante il corso di quest'anno, ragazzi, è arrivato un rework alla fama che adesso dà dei cosmetici, dà qualcosa. E questi elementi non hanno un'utilità pratica se non aumentare il flex di questa cosa. Ci siamo lamentati, a distanza di un anno questa feature è stata migliorata. Ok, questa parola migliorato la riutilizzeremo, non perché hanno migliorato tante cose, ma perché una cosa che ho sempre detto su Brawl Stars è che il gioco non va, come hanno fatto alcuni suoi predecessori, ad aggiungere feature su feature su feature, ma spesso tolgono o reworkano slash migliorano. E la fama, proprio il primo elemento di questo video, secondo me funziona perfettamente bene, tanto che anche diversi giocatori professionisti ormai giocano con l'account tutto maxato per andare avanti con la fama. Cioè è effettivamente un qualcosa dove i professionisti stanno farmando. Alla fine di ogni game, ragazzi, appare lui sempre in basso a destra, il tasto gioca ancora. Beh, questo tasto era e è tuttora, secondo me, una delle cose più inutili su Brawl Stars. Perché uscendo, cliccando esci, che tra l'altro è nell'angolo in basso a destra, quindi con i pollici è anche più facile da premere, si torna in lobby e pigiando sempre in basso a destra, quindi basta spammare, restart un'altra partita, quindi è automaticamente istantaneo praticamente. Cioè, la differenza in termini di tempo è irrisoria, quindi il tasto gioca ancora non costituisce un vero e proprio risparmio di tempo. E il fatto di tornare in lobby permette a noi e ai nostri compagni di mettersi lì, magari ritoccare il setup, togliere un gadget, mettere l'altro, il gear, le cavolatine, magari mandare un messaggio al volo. Questa resta effettivamente una cosa inutile del gioco e secondo me sarebbe anche, tra virgolette, facile introdurla. Mettere il tasto gioca ancora solo quando effettivamente lo start di una partita è lungo. Il matchmaking, effettivamente la stellina che gira, ci sta un po'. Ok, allora magari con un tasto gioca ancora si può sostituire, farlo diventare una sorta di avvia a ricerca del matchmaking, dando comunque ai giocatori la possibilità di entrare in lobby, mandarsi dei messaggi, insomma fare delle cose in lobby, consci però del fatto che il matchmaking è già partito. Magari ipotizzate in basso a destra, lì dove c'è il tasto gioca, avere la rotellina che gira lì, così voi potete magari parlare con i vostri compagni, potete magari vedere un po' la situazione brawler, insomma potete muovervi per il vostro account mentre siete in ricerca. Questo sarebbe un tasto molto più utile. Altra cosa, ragazzi, veramente, veramente, veramente inutile è quella che un anno fa chiamavamo modalità speciale. Ormai non si chiama neanche più così. Anche qui c'è da dire che Brawl ha fatto dei piccoli miglioramenti. Nonostante non sia mai arrivato un vero e proprio aggiornamento per rimuovere ste modalità tipo la raid, ragazzi, che, cioè, voglio dire, sono veramente... Perché ho pigiato su Megapig? Non lo so, cioè, non hanno veramente niente di speciale queste modalità. Le hanno ridotte drasticamente e anche a livello di statistiche queste ora hanno una posizione più marginale. Quindi diciamo che Brawl, senza averci fatto un update dedicato, ha fatto tutta una serie di accortezze per riconoscere, è stato detto anche in varie tweet, vari time to explain, i problemi legati a queste presunte pseudo modalità speciali,
E il concetto di speciale è passato a qualcos'altro. Banalmente un Megapig è speciale, ecco perché l'ho cliccato poco fa. Oppure un 5v5 è speciale. O meglio, è stata speciale, poi visto che era apprezzata l'hanno fatta diventare una modalità. Ok? Perché effettivamente se un qualcosa funziona non ha neanche senso che sia speciale. Basta che venga messo regolarmente, no? Diciamo che il Megapig di per sé comunque non è una feature grandissima, super funzionale all'interno di Brawl, ma sicuramente, per quanto io lo possa criticare, lo abbia già criticato tante volte, rispetto a queste cose qua, ragazzi, funziona ancora decisamente bene. Calcolate che tuttora, se non sbaglio, eccolo qua, ci sta la missione, ragazzi, completa un raid, un livello in raid, scusatemi, perché vi assicuro che se non esistesse questa missione, probabilmente nessuno giocherebbe queste modalità. E guarda un po' cosa c'è a fianco, il tasto gioca ancora, ne abbiamo parlato poco fa. Le missioni sono fatte proprio apposta per cercare di farci utilizzare quelle cose che altrimenti veramente non userebbe nessuno. Altra cosa veramente inutile all'inverosimile su Brawl Stars, io non ho ancora trovato una sola persona che utilizza questa cosa, sinceramente, ma se esiste fatemelo sapere nei commenti. Campo di prova, non lo pigio perché faccio dei danni, ragazzi, vi faccio solamente una screenshot, aspettate che appare e eccolo lì. Aspettate, prima bisogna fare modifica comandi e poi eccolo lì. Il tasto inverti movimento e attacco. Cioè, voglio dire, esiste un player al mondo che si muove col pollice destro e spara col pollice sinistro? Penso di no, onestamente. C'è gente che gioca col pollice indice, chi gioca con gli indici, quello sì. Ma che vanno effettivamente a invertire questa cosa? Nessuno. Non lo fa assolutamente nessuno. È l'unica funzionalità che ha è quella di offrire un contenuto ad alcuni creator per fare delle challenge, ma challenge che non fa più nessuno perché quel tasto c'è da anni su Brawl Stars, quindi in questo caso non ho neanche idea di come si possa migliorare. Cioè, io darei più che altro una rinfrescata al setup dei comandi, cioè dare più possibilità di personalizzazione, magari non esagerate, però il fatto che tipo ad esempio a destra ci si possa solamente muovere, non lo so, perché non posso mettermi i pin a sinistra magari, cioè sarebbe molto comodo, no? Cioè io magari con il tasto, cioè il pollice sinistro mi muovo e con l'indice nel frattempo posso lanciare dei pin, no? Invece qua sulla schermata destra mi trovo colpo, ulti, il gadget e le emote tutto di qua, non ho mai capito perché si può semplicemente spostare. Andiamo spediti perché sono tante le cose di cui parlare. La prossima cosa, ragazzi, la troviamo nella schermata profilo. In realtà potremmo trovare tante statistiche che non sono proprio utilissime, o meglio, più che non essere utilissime, sono un po' sballate. Ad esempio, chi gioca in 5 vs 5 totalizza vittorie in 3v3. Oppure chi gioca nella trio showdown, meno male che è finita quella modalità, accumula vittorie in duo. Chi gioca in duelli accumula vittorie in solo. Quindi in realtà non c'è una buona ripartizione tra le statistiche. È una problematica che abbiamo nelle account reaction. Spero che Brawl andrà a migliorare, ma la regina di tutte è il livello. A che cosa serve il livello su Brawl Stars? Cioè, una volta, a parte che adesso sono bloccati, cioè anche qua un po' come le modalità speciali lo stanno mettendo un po' nello stanzino, nel dimenticatoio, no? E infatti le chiamano statistiche precedenti, ma effettivamente a che cosa serve? Infatti dopo un anno torniamo a parlarne e il livello è stato messo appunto in questa sezione un po' dimenticata, no? Cioè, se sto tastino, anziché essere un tastino che ti dà queste statistiche, fosse un badge che ti mostra l'anno o addirittura la data, giorno, mese e anno della creazione del tuo account, non sarebbe molto meglio? Sarebbe come avere una sorta veramente di documento d'identità nella schermata profilo che ci permette anche banalmente di vedere quando è il compleanno del nostro account. Sarebbe una cosa molto carina. Magari dare una sorta di mini regalo ai giocatori che compiono gli anni sul loro account. Cioè, sto sparando delle idee così. Ovviamente so che poi nei commenti voi tirerete fuori anche di meglio, quindi sbizzarritevi. Però le possibilità di migliorare su Brawl ci sono, e secondo me i primi che sanno che cosa e come si potrebbe fare sono proprio i signori di Brawl. Però entriamo in tutte quelle piccole cose che sono i quality of life, che vi ho detto prima, ragazzi, non sono travolgimenti veri e propri, e quindi si fanno quando c'è tempo. Ok? Ma andiamo avanti. Allora, prendiamo un bel tancone, ok? Magari un bel il primo, ok? E il primo c'ha, infatti l'ho shoppato per il meme, la super vista, ragazzi. A che cosa serve la super vista
sui tank. Ve lo spiegate? Cioè, un conto è un long, spara, becca nel cespuglio qualcuno e lo riesce a vedere per qualche secondo, no? Ma il tank basta che si avvicina a qualcuno per vederlo, e se poi ritira un pugno, comunque lo continua a vedere perché resta nella sua area, nella sua zona limitrofa. Ok, cioè, quindi veramente non ha senso. Infatti l'ho shoppato per il meme, non mi ricordo neanche quando. Quindi, per essere sincero, e credo che sia l'unica cosa che non ho idea di come si potrebbe migliorare, e se non magari dare un effetto diverso alla visione sui tank, ma forse non è neanche una di quelle cose, forse è l'unica in questo video per ora, che va veramente migliorata. Cioè, ci può stare che sia così e basta. Adesso ragazzi andiamo sul pass e andiamo sulla soglia 53, che vabbè, come saprete, non esiste. Perché il pass adesso è da 50 soglie. Un anno fa esisteva la soglia 53 che permetteva di sbloccare un emote che si sbloccava comunque giocando. Cioè c'era proprio una ricompensa del pass che era una cosa che uno avrebbe comunque sbloccato. Chiaramente del brawler del pass in questione. Adesso non solo la soglia 53 è stata rimossa perché i pass sono diventati mensili, ma anche le emote sono esclusive per il pass. Ad esempio in questo pass abbiamo le emote con la sfera da veggente, ok? Quindi insomma, come vedete, anche il pass aveva questa piccola problematica, l'hanno presa e l'hanno risolta insieme a tutta un'altra serie di problemi che aveva il pass, ok? Che non erano probabilmente così inutili, ma erano cose che funzionavano male. Effettivamente, durante il corso di quest'ultimo anno, è stato anche reworkato il pass. È stato un altro grandissimo aggiornamento che, secondo me, è stato uno di quelli che ha contribuito a far esplodere Brawl, ok? Quest'anno. Sì, da adesso Brawl non è in un grandissimo momento, da quando è finita l'estate circa, è oggettivamente calato molto, ma io resto fiducioso del gioco perché secondo me ha fatto tutta la serie di aggiornamenti, ha proprio una mentalità nel fare update che, a meno che non venga veramente smarrita, è solo una questione di tempo. Cioè adesso la gente non sta giocando Brawl perché Brawl da parecchio tempo non fa update e probabilmente in questo momento siamo in uno di quei momenti di massimo calo, perché nei prossimi giorni molto probabilmente arriveranno novità, se il Brawl Talk sarà confermato per sabato prossimo, non questo che sta venendo, quello dopo ancora. Per forza di cose cominceranno a uscire delle novità, degli spoiler, delle cose. E allora lì, se Brawl continuerà a dimostrare di muoversi in questa direzione nel modo giusto, allora effettivamente l'hype risalirà, ragazzi. Non voglio fare il veggente, però sapete, forse mi è preso per via della pala di vetro. Ho visto la pala di vetro, mi sono messo a fare il veggente, però vedremo poi se mi sbaglio. Una cosa incredibilmente inutile, ragazzi, ce l'abbiamo in alto a destra, impostazioni, e se pigiamo su riconoscimenti, parte questa cosa che noi non possiamo fare nulla, cioè se la clicchiamo si interrompe, e in genere questo tipo di schermate, non vengono cliccate e le si lascia scorrere tutte, no? Non in tutti i giochi, però molto spesso è così, danno una ricompensa. Questa cosa, ragazzi, è totalmente inutile, proprio perché anche se voi lasciate scorrere completamente questa lista di ringraziamenti e riconoscimenti, non vi verrà dato nessun premio. Ma io dico, ma mettete anche solo uno star drop, no? Un solo star drop, la gente starebbe lì a guardarsela sta lista e dareste un po' più di visibilità effettivamente alle persone che hanno un nome in questa lista, no? E comunque diciamo che resta comunque forse l'unica utilità che gli possiamo dare è un qualcosa di pratico nel gioco che ci fa capire quanto è grande Brawl Stars, come grande proprio come gioco. Al di là della community, guardate quanta gente ci ha lavorato dietro questo titolo. Detto questo, ragazzi, chiudo. Andiamo un attimino adesso su un brawler a caso. Oggi ce l'abbiamo con Chuck e apriamo le maestrie. Bene, di tutto ciò, ragazzi, ancora dopo un anno ci domandiamo a che cosa serve la maestria legno. A niente, ragazzi. Cioè, anziché partire da zero, no? C'è una maestria che è proprio disegnata, maestria legno, la vedete lì, non è bronzo, è proprio questa qua, ragazzi, cioè l'hanno anche fatta un po' caruccia, no? Non c'è niente di parte, a che cosa serve avere una maestria che non dà nulla? Cioè se questa medesima schermata fosse, prendiamo non so, un blu, fosse così, non cambierebbe assolutamente niente, ragazzi. Boh. È una maestria fantasma, diciamo, va bene. Come migliorare questa cosa? In realtà non mi viene in mente un vero modo, se non magari
dare una sorta di premio per lo sblocco del brawler, non lo so, anche solamente un pin comune, no, non lo so, sinceramente non ho idea di perché sia stata concepita così questa cosa, però fatto sta, ragazzi, che un miglioramento che di cui tanto spesso si parla è proprio legato alle maestrie. Abbiamo già parlato molte volte perché le maestrie, quando vennero presentate, avevano anche il logo del diamante, il logo viola, il logo rosso, insomma un pochettino per intenderci come funziona nelle ranked, che appunto c'è diamante, viola, rosso, eccetera eccetera. Invece attualmente le maestrie non ce le abbiamo, appunto, di bronzo, d'argento e oro, e si fermano lì. Un miglioramento che potrebbero avere in futuro e che arriverà, se non fosse che la stragrande maggioranza dei giocatori non ha masterato praticamente niente, solo adesso cominciano ad esserci alcuni giocatori che hanno full masterato il profilo. Ecco, un miglioramento che potrebbe arrivare e che auspico da qua a un anno è l'introduzione delle maestrie diamante 1, diamante 2 e diamante 3. Vedremo se mi sbaglio. E arriviamo, ragazzi, alla ciliegina, forse anche un po' meme, delle cose che non servono a niente su Brawl Stars. E, ragazzi, se andiamo su impostazioni, ci sta l'ultimo tasto blu, che è il tasto elimina account, eliminazione dell'account per la precisione. Bene, in realtà quel tasto non fa assolutamente quello che dice, non lo premo, non voglio far vedere questa cosa, non voglio neanche provarci, però ragazzi vi assicuro che se viene premuto in realtà non elimina nessun account, vi rimanda semplicemente a un sito dove vengono mostrate delle cose. Vabbè, dai, ho capito, eliminiamo sto account, ecco, l'ho fatto per voi, ragazzi, per farvi vedere. Come potete notare, appunto, semplicemente è un articolo, quindi neanche magari un'assistenza o altro, un articolo che vi spiega effettivamente come funziona la situazione. E poi effettivamente c'è il tasto elimina dati e da lì, insomma, si può proseguire. Però non è tipo un tasto di autodistruzione, ok? Come magari molti pensano. Insomma, lo inserisco perché effettivamente non fa quello che dice, però è, insomma, una roba un po' particolare di Brawl. Questo appunto era quello che un anno fa dicevo che effettivamente era inutile su Brawl Stars, ma oggi cosa mi sento di aggiungere? Beh, a oggi mi sento di aggiungere una cosa in primis che proprio ce l'ho qua, ragazzi, ed è, ragazzi, quello che noi chiamiamo punti energia. O giustamente adesso direte, ma Ferre, sono inutili, per te sono inutili, a noi che ci dobbiamo maxare sono fondamentali. No, in realtà per voi che vi dovete maxare non sono fondamentali, perché se non esistessero, Brawl ve li dovrebbe rimborsare con 2 monete d'oro ciascuno, quindi per intenderci 90.000 circa punti energia nel mio caso, diventerebbero 180.000 monete d'oro, e il potenziamento del Brawler, anziché avvenire con una quantità X di punti energia e una quantità Y di oro, basterebbe avere solo l'oro. Ovviamente alzare i costi, però mantenere tutto proporzionato, e da una parte chi non è maxato potrebbe comunque maxarsi, anzi con una sola valuta ci sarebbe anche una certa semplificazione, mentre chi è già maxato potrebbe smettere di accumulare punti energia e avere dell'oro in più a disposizione, con il quale magari comprarsi le skin silver e gold, o non farci niente. Però fatto sta che al momento attuale non solo i punti energia sono inutili, sono superflui, ma costituiscono anche una sorta di cuscinetto tra i giocatori che giocano da tantissimo tempo, hanno accumulato un sacco di risorse, e i giocatori che giocano da poco e effettivamente grazie a questa cosa riescono a essere molto più vicini a giocatori maxati fin da subito, perché chiaramente c'è una sorta di deposito di punti inutilizzabili. Ok, magari le prossime due cose non sono propriamente inutili, però sono quantomeno reworkabili. La prima, ragazzi, è sicuramente la selezione dei pin. Cioè, tanto quanto i pin del brawler, in questo caso sono 3, c'è che anche un brawler che ha un po' di pin, però come vedete, insomma, ne scegliete 3 e li usate. Ma i pin speciali, le reazioni del giocatore, sono solamente 2, eppure, ragazzi, basta fare un salto nel catalogo per rendersi conto della mole mostruosa, vabbè, qua ci sono anche quelli per i singoli brawler, di pin utilizzabili. Cioè, come dovrebbe fare una persona normale a utilizzare tutti questi pin, che quelli speciali sono qua in fondo? Cioè, è impossibile, cioè, cosa fai? Mentre la seconda, ragazzi, potrebbe essere invece il Mega Pig. Perché? Perché il Mega Pig fondamentalmente, sì, ci dà delle ricompense, però se andiamo a vedere per 15 partite... non è poi troppo diverso da
giocare molto regolarmente, prendersi tutti gli star drop, insomma, secondo me il Mega Pig effettivamente ha bisogno ancora di un reworkino, di un aggiustamento, perché non è quella cosa che poi alla fine della fiera è così impattante. Ah, e già che siamo qua nel club, questo me lo suggeriscono dalla regia sempre, le impostazioni del club, ragazzi. Cioè, non solo sono inutili, sono proprio obsolete. Cioè, il club può essere abbonato al massimo a 35.000 trofei. Cioè, 35.000 trofei, adesso io so che alcuni di voi magari non l'hanno ancora raggiunto, ma è qualcosa di veramente molto, molto facile. Io so, reactando a tantissimi account dei vostri, che voi in media avete circa 50.000 trofei. Sì, lo so, potrebbe sembrare tantissimo da alcuni, potrebbe sembrare pochissimo da altri, però in media io ho reactato a una settantina di account nell'ultimo periodo, di quelli che sono entrati in lobby e quindi mi seguono. Questa è la media di coppe. E se proprio non avete manco l'idea di cosa siano 50.000 coppe, avrete sicuramente degli amici che ne hanno più di 35.000, dai, insomma. 35.000 è pochissimo per essere comunque un limite di trofei per l'accesso a un club. Basta, io mi fermo qua perché in realtà vorrei che le altre cose me le diceste voi, ok? Riempite questo video, magari sceglierò le più belle, ci rivedremo tra un anno e le affronteremo insieme. Quindi magari, ecco, se non avete idee, comunque date un'occhiata nei commenti e spolliciate i commenti più intelligenti. Premiamo sempre quelli che non commentano i video quando escono con primo, ok? Mi raccomando, ragazzi. Detto ciò, vi ringrazio come sempre per la visione e spero che questo video vi sia piaciuto. È un'idea che ho visto che un anno fa vi era veramente garbata da poter riproporre. Vediamo se ci becchiamo il prossimo anno. Ciao belli!